Ciao, sono Erika, insegnante di Pilates e lo faccio per aiutare le donne a migliorare la qualità della salute, del movimento e la consapevolezza del loro corpo da casa e in poco tempo. Essendo insegnante ormai da qualche anno, ho iniziato a capire quali sono gli errori più comuni che commette la gente, soprattutto quando è all'inizio della pratica del Pilates e non ha mai avuto esperienze prima con questo tipo di allenamento. Il primo errore che si commette molto facilmente è quello di portare il mento al petto, ovvero quando si fanno i classici addominali, mani dietro la nuca, e il movimento che viene più naturale da fare è semplicemente questo: chiudo i gomiti, porto il mento al petto e quindi si lavora col collo e non con gli addominali. Questo è un grosso errore da non commettere, perché ovviamente, come avrei facilmente intuito, non stanno lavorando i muscoli del centro del corpo ma solamente la parte alta della tua colonna vertebrale. Il risultato finale sarà che assolutamente non ti ritrovi con un addome scolpito ma con un bel mal di collo. Numero 2: slanciarsi anziché lavorare in maniera fluida. Slanciarsi significa non ascoltare il proprio corpo, non avere la capacità di e non avere la forza necessaria per eseguire determinati esercizi come un roll up completo, col risultato che per salire da posizione sdraiata in posizione seduta devi darti uno slancio in stile Karate Kid, staccando anche i piedi da terra senza utilizzare la forza dei tuoi muscoli. Quello che invece è importante imparare a fare col Pilates è lavorare in maniera graduale, partendo dalle basi estremamente semplici ma che ti facciano sentire con chiarezza cosa sta facendo il tuo corpo, anziché prendere la spinta e usarla per risalire, perché altrimenti non lavoreresti di nuovo sviluppando forze ed elasticità, ma semplicemente per arrivare a fare il movimento in qualche modo. Il terzo errore da non commettere è non mantenere il centro del corpo attivo. Il centro del corpo comprende la zona del perineo, gli addominali e i muscoli della schiena e il diaframma. Questo è il fulcro da dove deve partire ogni singolo movimento del Pilates, dal centro verso le estremità e non all'opposto. Se tu parti dal centro, il movimento sarà controllato, consapevole, leggero, fluido, preciso, più facile anche da gestire. Mentre se fai al contrario sentirai il corpo pesante e difficile da manovrare. Il quarto errore da non commettere è quello di avere fretta nei movimenti. È importantissimo infatti riuscire a mantenere la calma e a non avere la fretta e la foga di andare veloci per fare più ripetizioni possibile. Quello che conta è fare poche ripetizioni, ma fatte bene, con qualità, affinché i tuoi muscoli imparino a lavorare in maniera intelligente. Quindi mi raccomando, poco ma buono. Il quinto errore da non commettere è quello di trattenere il respiro. Il respiro, infatti, nel Pilates è uno degli elementi fondamentali a cui fare riferimento. Essendo una respirazione un po' particolare, potrebbe venire difficile inizialmente abbinarla al movimento. Il mio suggerimento iniziale è comunque di non smettere di respirare, di non farti prendere dal panico, di respirare in maniera naturale ma continuare ad abbinare il respiro al movimento, in modo da iniziare a coordinare le due cose. Gradualmente poi ti renderai conto che il respiro toracico e nella schiena, senza gonfiare l'addome, sarà l'ideale per praticare questo tipo di esercizi. Il sesto errore da non commettere è l'imprecisione. Essere precisi infatti è uno dei sei principi fondamentali del Pilates. Quindi è importante sentire quello che stai facendo col tuo corpo, quali posizioni stai assumendo, in che punti del corpo ti stai appoggiando. Ovviamente, detto così, magari può sembrare un po' vago, ma se segui con precisione le indicazioni dell'insegnante, vedrai che andrai sul sicuro e otterrai grandi risultati. Il settimo errore da non compiere è il non ascoltarsi, strettamente collegato al punto precedente. Non ascoltarsi può avere due valenze. La prima è la valenza della non ascoltare il proprio corpo nelle posizioni che assumi. E quindi ti ricollego al punto precedente. Il secondo punto è non ascoltarti dal punto di vista del livello
adatto a te degli esercizi da svolgere. Spesso e volentieri, infatti, ho delle classi di livello misto, quindi devo per forza di cose proporre due tipi di esercizi diversi o comunque uno l'evoluzione dell'altra. E nonostante il mio suggerimento sia sempre quello di partire dal livello più basso per capire se sei già pronto per passare al livello successivo, molta gente vuole subito andare al livello più difficile perché è più faticoso, perché è più sfidante. Ma se non impari a fare bene le cose del livello base, come in tutto nella vita, giustamente, perderai subito l'entusiasmo per fare le cose di livello, per fare degli esercizi di livello maggiore, perché ovviamente non ti escono, rischi di farti male e fai fatica fondamentalmente. Quindi porta pazienza, ascolta il tuo corpo, non avere fretta. Questo per... Coniglietto, mi dicono dalla regia. Un attimo, Letizia sta bevendo il latte e vuole sempre il coniglietto quando lo beve. Ora vi saluto perché Letizia vuole ancora del latte e ci vediamo nel prossimo video.